In queste settimane ho letto molti articoli e post nei quali alcuni cittadini si sono visti arrivare bollette salate seppur abbiano fatto richiesta del bonus gas della Regione Basilicata. Ho voluto approfondire il tema per capire se ci fosse un problema generalizzato. Appare chiaro che tutti questi cittadini sono utenti di aziende di fornitura del gas che non hanno sottoscritto l'accordo con la Regione Basilicata per il bonus gas. Giustamente, questi cittadini si chiedono se avranno o meno diritto al bonus. Rileggendo la legge e tutta la documentazione inerente, posso dire che la risposta è sì. Infatti, in base alla legge regionale 28/2022, tutti i cittadini residenti in Basilicata hanno diritto al contributo gas mensile della Regione Basilicata. Questo significa che qualora il fornitore scelto dal cittadino dovesse aderire anche in un secondo momento al bonus gas, il cittadino si vedrà stornare le bollette emesse in questi mesi. Allo stesso modo, se il cittadino dovesse decidere di cambiare fornitore per passare a un distributore che ha sottoscritto il bonus gas della Regione Basilicata, il cittadino si vedrebbe restituire le somme già versate sotto forma di conguaglio, probabilmente nei mesi di settembre-dicembre 2023. A tutti questi cittadini che hanno riscontrato problemi e anomalie con il bonus gas, consiglio di contattare telefonicamente APIBAS al numero 0971 471372. Ho chiesto alla Regione di pubblicare l'elenco delle aziende di fornitura del gas che hanno sottoscritto l'accordo con la Regione per permettere ai cittadini di avere una maggiore trasparenza su questa vicenda.